Benvenuti a tutti, nuova versione di Photoshop CC 2018 e nuovo tutorial naturalmente per spiegarvi tutti quelli che sono i miglioramenti e le innovazioni su questa nuova versione. Naturalmente adesso farò una panoramica, i miglioramenti sono tantissimi, poi come sempre entreremo nei dettagli nei prossimi tutorial, quindi andiamo subito a incominciare. Una volta aperto Photoshop, ci ritroviamo dentro l'interfaccia iniziale, ed è questa non è una novità perché l'abbiamo già trovata in Photoshop 2017, ma la novità è questa: vedete, qui abbiamo le miniature dei nostri file ultimamente aperti, possiamo visualizzare in questi due modi, però qui sulla sinistra, vedete, abbiamo foto LR, che vuol dire che noi abbiamo la possibilità di sincronizzazione con il software sempre dell'Adobe di Lightroom e quindi la possibilità di visualizzare i nostri lavori effettuati con i due software, passare da Lightroom a Photoshop direttamente, diciamo così, come avviene ad esempio con Camera Raw. Quindi esiste questa sincronizzazione che prima non c'era, dovevamo aprire il file Lightroom per passare l'immagine in Photoshop, aprire Photoshop. Questa è già quindi una prima novità. Inoltre, se andiamo qui in Crea nuova, vedete, adesso porto qui così vediamo bene, si apre questa finestra e qui abbiamo i file recenti. Poi quelli salvati, poi abbiamo le foto e qui abbiamo varie finestre di apertura dove noi possiamo aprire documenti nuovi, vuoti, cioè predefiniti, o anche scaricare progetti da Adobe Stock. E come vedete ne abbiamo molti gratuiti, ma possiamo fare anche una ricerca, vedete da qui, e trovare quello che vogliamo e scaricarlo. Quindi ogni finestra, naturalmente qui possiamo scaricare, vedete, qui sono dei template che possiamo naturalmente scaricare, oppure abbiamo per la stampa, anche qui vedete delle brochure, eccetera, grafica e illustrazione. Poi per il web, anche qui possiamo aprire un documento vuoto, vedete, pagina più comune su web grande, poi le varie dimensioni, eccetera, e poi scaricare vari file già pronti per essere utilizzati. Ora noi, per esempio, apriamo un documento vuoto, dimensione predefinita Photoshop. E una prima novità all'apertura del nostro Photoshop è questa, guardate, riguarda la barra degli strumenti. Se adesso noi ci avviciniamo con il mouse vicino a uno strumento, avverrà questo, guardate, avviene un'apertura di un mini clip video che visualizza l'uso dello strumento. Vedete, guardate questo, la selezione rettangolare, vedete, poi sono tutti piccoli mini video, ecco qua, vedete, ognuno associato mini video riguardante appunto lo strumento, l'uso dello strumento di Photoshop. Quindi per chi si avvicina per la prima volta su Photoshop, questo naturalmente è molto interessante. Altra novità riguarda i pennelli. Prendiamo lo strumento pennello e guardate qui abbiamo sempre la nostra paletta qui dei nostri pennelli che possiamo però adesso aprire all'interno della nostra immagine. Premiamo il tasto destro, vedete, ecco qua che si apre la nostra paletta dei pennelli. E la cosa interessante innanzitutto è questa, guardate, noi possiamo aumentare o diminuire la grandezza della visualizzazione dei nostri pennelli tramite questo slider posto qui sotto in basso, quindi questo è molto utile. Inoltre qui sempre nella barra, nelle nostre impostazioni, nella rotellina delle nostre impostazioni, possiamo naturalmente visualizzare i nostri, vedete, i nostri pennelli come prima, punta pennello, tratto del pennello, ecco qua, oppure il nome del pennello, vedete voi come meglio visualizzarlo. Inoltre abbiamo una grande possibilità ancora, ed è la possibilità che possiamo organizzare i nostri pennelli in cartelle. Adesso guardate qui, ne ho già creato uno, un gruppo, vedete, con dei pennelli all'interno, e possiamo andare qui sempre alla nostra rotellina delle impostazioni, poi nuovo gruppo di pennelli, diamo un nome, gruppo 2, lasso gruppo 2, e poi all'interno di questo gruppo trascinare, vedete, i miei pennelli che voglio inserire dentro a questo gruppo. Oppure andiamo sempre in gestione predefiniti e anche qui, guardate, abbiamo il gruppo 1, gruppo 2, possiamo selezionare vari pennelli. Vedete? Oppure ecco qui questo e questo, sempre con i tasti maiuscolo oppure CTRL, e poi trascinarli dentro al nostro gruppo e avere così i nostri pennelli organizzati all'interno di varie cartelle. Adesso qui faccio chiudi e
E naturalmente questo è una miglioria, direi, eccezionale, in quanto possiamo proprio finalmente organizzare i nostri pennelli, soprattutto quelli creati da noi in vari gruppi, e trovarci sempre per i nostri progetti. Rimaniamo sempre nei pennelli, adesso vi faccio notare un'altra cosa, guardate, andiamo nei pennelli, prendiamo un pennello qualsiasi, guardate bene che sia appunto selezionata arrotondamento, la voce arrotondamento, e poi, adesso mi avvicino, qui nelle impostazioni abbiamo uniformità. Proviamo a portare l'uniformità a zero e proviamo a dipingere. Adesso io ingrandisco un po' il pennello, ecco qua, e proviamo a dipingere, guardate, in questo modo qui, un semplice tratto. E come notate, i contorni non sono morbidi e lissi, ma proviamo a portare al massimo l'uniformità, vedete, la portiamo a 100, che è il massimo, e proviamo a dipingere sempre qui all'interno. Guardate, ci sono tanti cambiamenti. Ora, guardiamo da vicino, vedete come i nostri contorni del pennello è naturalmente molto morbido e liscio. E non solo, come, è aumentata anche la velocità di risposta e quindi lavoriamo in minor tempo, ma otteniamo un aspetto più omogeneo, diciamo così, al nostro tratto. E adesso guardate bene come funziona, vedete, e vi sarete accorti che abbiamo il finale del nostro pennello che è trattenuto, vedete, da un filo, guardate, quel filo rosa che voi adesso notate. E abbiamo varie impostazioni, adesso torno indietro. Guardate, qui tra le varie impostazioni abbiamo messa in pari del tratto, proviamo a selezionarlo, guardate, parto da qui, vedete, abbiamo il nostro filo, mi fermo e guardate come il nostro tratto alla fine si congiunge con la fine del nostro pennello, guardate, vedete, ecco qua, sì, io lascio, ma se tengo premuto il mio tasto del mouse, sinistro del mouse, vedete, si congiunge. Oppure, torno indietro sempre, e andiamo a vedere invece modalità filo tratto, quindi andiamo qui, vedete, guardate, abbiamo il nostro filo, vedete, che segue la direzione del nostro tratto, guardate, ecco qua. Poi cancello anche questo, andiamo a vedere l'altra opzione che metti in pari alla fine del tratto, cioè cosa vuol dire? Vedete, clicco e poi a questo punto se lascio il mio mouse, vedete, il tratto arriva fino alla fine dove mi trovavo prima, guardate, arrivo qui, lascio il mio mouse e vedete, si riempie da solo in automatico. Altro notevole miglioramento sono le prestazioni e velocità di esecuzione con molti strumenti, cioè sono aumentate queste prestazioni e velocità in molti strumenti. Prendiamo ad esempio, guardate questa immagine qua, adesso faccio un esempio veloce, proviamo a creare una maschera con una selezione, vedete che lavorerà molto velocemente, quindi andiamo in selezione, poi seleziona maschera oppure Alt, Ctrl, R, tasti di scelta rapida, qui abbassiamo un attimo qui la trasparenza così vediamo l'immagine sottostante, anzi quella sopra, e andiamo a prendere il nostro pennello e cominciamo, vedete qui adesso creiamo una selezione un po' interna alla nostra immagine, in questo modo, vado veloce, ve lo dico prima, però naturalmente non verrà proprio perfetto perfetto, ecco qua, però vedete come lavora molto velocemente. Ecco qua, adesso andiamo a prendere il nostro pennello per creare la nostra selezione. Ecco qua, andiamo proprio, vedete, a decontaminare i colori esterni nella parte proprio, guardate come, con che velocità sta lavorando. Ecco qua. E abbassiamo adesso, guardate, la trasparenza, premiamo OK. Ecco qua, creata la nostra maschera, vedete, guardate, c'è naturalmente un po' da rifinirla, però l'esempio che volevo farvi vedere appunto è la velocità di esecuzione con questo strumento, ma questo avviene anche con molti altri, come il pennello che abbiamo visto prima e con molti altri. Andiamo avanti, vediamo che è stato aggiunto, prendiamo questo nostro sfondo, è stato aggiunto un nuovo strumento. Andiamo qui vedete, nella penna, ed è stato aggiunto strumento penna curvatura. E guardate come funziona, noi clicchiamo ad esempio qui un punto qui, poi clicchiamo qua sopra, riclicchiamo qui e guardate cosa succede, vedete, forma una curvatura allineando i nostri tre punti, poi se andiamo qui sotto naturalmente, ecco qua,
che diventa una circonferenza. Nell'usare questa penna, naturalmente ho scelto qui nelle impostazioni tracciato e non forma, poi vedremo come possiamo poi utilizzarlo. Adesso guardate, se io mi posiziono sopra a un punto qualsiasi dei quattro che abbiamo inserito, vedete il nostro mouse diventa nero, un triangolino nero e un cerchietto. Naturalmente posso selezionare, vedete, spostare, vedete, in questo modo. Se mi muovo qui, vedete, sulla circonferenza, guardate, posso inserire naturalmente un altro punto, ecco qua, muoverlo, vedete, e poi guardate cosa succede. Se io adesso premo qui col tasto Alt, scusate anche di qua, volevo dire, col tasto Alt, vedete, la nostra curvatura si interrompe e diventa una linea retta. Se riclicco, vedete, ritorna tutto normale. Possiamo inserire ad esempio due punti qua, uno qui, poi guardate, abbasso questo, per formare un cuore. Adesso da qui premo il tasto Alt, ecco qua, vedete, si forma questa curvatura, e anche qui, adesso io abbasso, poi premo un altro punto qui, faccio così, vedete, e anche qui, se premiamo, ecco qua, che possiamo decidere se incurvare o meno il nostro tratto. Se ci posizioniamo invece in un punto qualsiasi della nostra immagine, vedete, il nostro mouse diventa con questo asterisco vicino, quindi possiamo creare un nuovo, guardate, un nuovo tracciato. Ecco qua. E naturalmente anche qui possiamo ottenere quello che abbiamo visto prima. Se vogliamo passare da un tracciato all'altro, naturalmente basta premere il tasto CTRL, vedete, e qui seleziono questo tracciato, premo il tasto CTRL, seleziono una parte, ecco qui che ritorniamo al tracciato precedente. Naturalmente cosa succede? Se andiamo a vedere nei tracciati, ecco qua, guardate la selezione, ecco qui, vedete, naturalmente interna, quindi viene tolta parte di selezione in questo caso qui. Adesso ritorno, andiamo nei nostri livelli, poi selezione, deselezioniamo, e vi sarete accorti di un'altra cosa. Adesso qui tolgo via quello che abbiamo fatto prima e vi sarete accorti che il nostro tracciato adesso è colorato. Finalmente è stata aggiunta questa opzione, sia per quanto riguarda questa penna, ma anche per quanto riguarda, vedete, la penna normale, cioè il nostro strumento penna. Qui andiamo nelle impostazioni, abbiamo opzioni tracciato, possiamo scegliere lo spessore, addirittura anche lo spessore, e il colore, possiamo creare il colore tracciati con colorati. Quindi vedete, mi posiziono qui, ecco qua, invece prima era solamente tratteggiato e si vedeva pochissimo. Direi che finalmente hanno migliorato questo strumento. Proviamo invece adesso a vedere un esempio con un'immagine che viene usata proprio dal sito di Photoshop, che potete anche scaricare, andate nel sito di Photoshop, vedete le ultime novità per quanto riguarda la Photoshop 2018, e potete scaricare questa immagine e fare delle prove. Ad esempio, guardate, ci posizioniamo, adesso ingrandiamo per vedere bene, abbiamo sempre il nostro strumento di penna curvatura, poi ci posizioniamo qui, creiamo un punto, ad esempio, anzi, scusate, torno indietro un attimo, facciamo forma, prendiamo forma, come colore nessuno, vedete, per adesso, e poi guardate, andiamo qui, poi creiamo un altro punto qui, vedete, abbiamo creato questa curva. Adesso qui naturalmente cosa possiamo fare? Possiamo spostare questa, crearne un altro punto qui, e vedete, inserirci in questo modo. Poi da qui creiamo, vedete che curva perfetta, poi da qui andiamo a questo punto, però qui dobbiamo avere non una curvatura ma dritta, la nostra riga dritta, quindi prendiamo il tasto Alt, clicchiamo, ecco qui, vedete che abbiamo tolto la curvatura, un esempio che abbiamo visto prima. Poi naturalmente possiamo cliccare qui e qui, qui naturalmente possiamo sistemare, e qui possiamo creare un altro punto, vedete, in questo modo qui. Poi qui clicchiamo la nostra bella curvatura, anzi qui, e qui clicchiamo ancora, non vogliamo la curvatura, premiamo il tasto Alt, ecco qua che abbiamo creato il nostro tracciato di questa parte. A questo punto possiamo riempire anche di un colore, ad esempio questo giallo, ed ecco qua, vedete, torniamo qui nel nostro livello sottostante, poi sempre con il nostro strumento andiamo a creare, vedete, anche questa parte qui, quindi clicchiamo, aggiungiamo un punto qua, aggiungiamo un punto anche qui, qui naturalmente adesso sistemiamo, mettiamo qui,
ecco qua, poi anche qui vedete, clicchiamo qui, però qui premiamo il tasto Alt, poi qui, anche qui premiamo il tasto Alt, però qui creiamo un altro punto e facciamo la curvatura, poi andiamo qui, anche qui vedete, sistemiamo e poi riuniamo, però premiamo il tasto Alt e poi clicchiamo ancora per migliorare il nostro tracciato. Ecco qua, adesso andiamo, spostiamo un attimo, ecco qui, vedete? E anche qui possiamo riempire ad esempio di azzurrino. Poi usciamo dal nostro livello e vi siete resi conto che andando avanti come è facilissimo creare questi tracciati colorali, naturalmente, e poi naturalmente abbiamo le varie forme, in questo caso, che compongono la nostra illustrazione. Adesso se andiamo qui nei tracciati, sì, ecco qua, vedete, ne avevo creato un altro, me lo ricordavo, che è stato salvato salvando l'immagine. Questa volta creo una selezione, ecco qua, torno ai miei livelli e naturalmente riempio di un colore, ad esempio un blu un po' più scuro. Perfetto, ora deseleziono e vedete piano piano andiamo a costruire tutte le varie forme che riempiono appunto la nostra immagine. Ora vediamo un'altra novità molto interessante, che è il disegno simmetrico, e dobbiamo attivare dal pannello preferenze, quindi andiamo a premere i tasti CTRL K, si apre il pannello, vedete, poi andiamo qui in anteprima tecnologia, dobbiamo attivare qui attiva disegno simmetrico. Una volta che l'abbiamo attivato premiamo ok. Adesso andiamo a prendere un pennello e se ci fate caso qui su in alto vedete abbiamo un'opzione che è proprio quella di impostare le opzioni di simmetria per la pittura. Proviamo con nuova verticale, si crea questa forma, vedete, che noi possiamo modificare come se fossimo, vedete, all'interno della trasformazione. Quindi quando abbiamo sistemato la nostra riga, a questo punto clicchiamo qui su in alto, vedete, annulla la trasformazione, e poi abbiamo la nostra riga, cominciamo a dipingere, guardate, in modo asimmetrico, vedete? Ecco qua. E naturalmente abbiamo varie opzioni, guardate, vedete, possiamo creare delle forme molto originali, poi da qui per esempio, vedete, ecco qua. E andiamo a provare, adesso clicco, tolgo via, vediamo di tornare al punto di partenza e qui abbiamo, scusate, qua facciamo nuova orizzontale, che è poi la stessa cosa. Se adesso noi clicchiamo, vedete anche qui, facciamo la stessa cosa e possiamo dipingere, vedete, all'interno, cioè in modo simmetrico, intorno appunto a questa riga orizzontale. Anche questa adesso la elimino, ecco qua. Poi abbiamo altre opzioni, qui possiamo intervenire, vedete, su diagonale, ondulata, circolare. Andiamo a vedere per esempio nuova su due assi, clicchiamo, anche qui vedete, partiamo da qui e guardate, quando entriamo qui, vedete, viene creata anche in modo orizzontale e verticale. E naturalmente possiamo avere anche qui vari risultati. Adesso naturalmente cancello, andiamo a vedere, scusate, ecco qua, andiamo a vedere ad esempio su nuova ondulata, anche qui vedete possiamo modificare il nostro tracciato e naturalmente avviene la stessa cosa che abbiamo visto prima. La cosa interessante invece è questa, che noi possiamo creare, adesso ad esempio andiamo a prendere il nostro strumento, vediamo un po', penna curvatura, scegliamo non forma ma scegliamo tracciato e poi creiamo, vedete, anche qui come abbiamo visto prima, ecco qua, questa curvatura, e andiamo a prendere il nostro pennello e poi qui sempre nelle impostazioni vedete tracciato selezionato, quindi si crea, vedete, adesso possiamo creare o meglio pitturare, vedete, in modo simmetrico sul tracciato che abbiamo appena creato noi. Se vogliamo nascondere la simmetria basta andare qui nelle impostazioni e vedete nascondi simmetria. Abbiamo il nostro livello pulito. Interessante è anche la possibilità, guardate, abbiamo sempre qui le impostazioni, qui con nuovo con linee parallele. Anche qui premiamo, abbiamo due linee parallele, vedete, possiamo creare, guardate, ecco qua,
Poi naturalmente dopo con un po' di con un po' di pratica naturalmente possiamo creare delle forme veramente carine. Lasciamo adesso questo argomento perché abbiamo una miglioria anche per quanto riguarda i nostri font. Andiamo quindi a prendere il nostro strumento testo, poi qui scegliamo un carattere, vediamo un po', 30. E poi apriamo la paletta del nostro testo. Quindi andiamo in finestra e poi abbiamo carattere, eccolo qua. Vedete, mi avvicino, lo avvicino qua così vediamo bene. Andiamo a prendere un carattere e potete rendere conto che vicino ad alcuni caratteri, vedete, trovate questa sigla var. Se scegliete appunto questo tipo di carattere, adesso qui scriviamo ad esempio prova. Ora guardate, qui abbiamo nella finestra di proprietà la possibilità di aumentare lo spessore, vedete, poi la larghezza, o diminuirla o allargarla, e addirittura l'inclinazione, vedete, solamente muovendo questo slide, ecco qua. Poi naturalmente possiamo anche andare qui e abbiamo tutte varie possibilità di cambiare il nostro font, vedete, con più spessore, meno spessore, eccetera. E questa, anche questa naturalmente è una novità da non sottovalutare. Un'altra aggiunta che è stata fatta con questa nuova versione nel pannello 3D, andiamo in 3D, abbiamo panorama sferico. Importa panorama, andiamo a prendere un'immagine con il nostro panorama, poi clicchiamo OK, entriamo nell'ambiente 3D e guardate, ecco qua che si è creato con la nostra immagine un panorama, vedete, circolare, che noi possiamo muoverci all'interno di questo panorama e naturalmente salvare il nostro file. Oppure, se andiamo a aprire la nostra immagine, possiamo fare la stessa cosa, quindi apri, apriamo sempre, vedete, questa immagine del panorama, poi andiamo in 3D, panorama sferico, e qui nuovo livello, panorama da livelli selezionati. Clicchiamo e anche qui vedete abbiamo creato questo tipo di panorama, vedete, sempre sferico all'interno della nostra immagine. Altra chicca, guardate, se andiamo in finestra e poi selezioniamo scopri, si apre questa finestra e qui abbiamo un apprendimento di Photoshop con tutte le varie esercitazioni. Ad esempio andiamo in fotografia, qui abbiamo mettere in evidenza i colori, immagini fredde e calde, eccetera. Oppure ritocco, dobbiamo rimuovere piccoli oggetti. Se noi clicchiamo, vedete, si apre un'immagine e qui piano piano dobbiamo seguire tutti i vari passi che ci vengono visualizzati. Premere successivo per iniziare, quindi, e poi qui dice selezionare strumento pennello correttivo al volo. Insomma, è un'esercitazione indiretta praticamente con tutti gli strumenti di Photoshop che ci aiuta a realizzare i nostri progetti. A questo punto, naturalmente ci sono altre cose, ma piano piano, poi col tempo, vedremo nei vari tutorial come appunto gestire tutte queste innovazioni. Non mi rimane che salutarvi, ci vediamo, arrivederci.